E continuiamo a parlare di questa pagina importante per la città di Padova e per la solidarietà, perché Run for Children ha dato spettacolo nello spettacolo. Dopo la staffetta dei record in campo, è proprio il caso di dirlo, sono scesi gli atleti della Nazionale Calcio TV e il Blue Team Litos, che si sono sfidati in una agguerrita partita di calcetto. Vi facciamo sentire l'aria che tirava a pochi minuti dal fischio grazie ai personaggi di Striscia la Notizia, che ci hanno letteralmente rubato il microfono. Oggi non solo calcio, ma faremo di più. Sì, sto sentendo le zeppole, è una cosa fantastica come prima cosa. La seconda cosa è che ci sono i 100 metri da farsi. Che lei oggi ha scelto i migliori, ha scelto oggi. No, lei è sempre peggiore, anche nei 100 metri arriverà ultimo. Lei è la stupirà oggi. No, lei può stupire finché vuole, dipende un attimino se lei è in grado di fare questo. Nazionale Calcio TV impegnata sempre su più fronti, complimenti. No, è il minimo. Per lo più il fatto che io porti in giro lei, questo è il dramma. Però pieno di energia. Sarò ripagato nel regno dei cieli se mai dovessi andare un giorno. Senti, a parte diciamo la Run for Children, c'è poi il calcio vero, calcio giocato, vero, insomma. È un pseudo calcio, però il pallone è sempre quello rotondo. Lo schema quale sarà di oggi? L'importante è vincere. L'obiettivo invece qual è? Vincere. A parte questo. E quando io dico questo, è possibile che non capisco. Alla prossima, grazie. Amici di Telecittà, un altro ospite importante qua con noi a Padova in una giornata di sport, non solo calcio, ma la domanda è questa: con tutto questo sport, ragazzi, Vespone, con un po' di che ci applausi azzecca? Ma voi lo sapete, innanzitutto, scusate, ma è terribile. Scusate, innanzitutto devo lanciare il mio solito incommensurabile, infallibile, inqualificabile saluto che. Aspettate, sta salendo il viscido. Solve! Ma che ci faccio? Qui c'è lo sport mio preferito, la lingua. Srotolo, la lingua e lecco a tutto andare. Tu che correrai fortissimo, sarà una corsa molto importante oggi. Io vado velocissimo, basta farmi vedere un sedere davanti e io seguo, come la lepre praticamente. Senti, il calcio invece, qual è il tuo rapporto col calcio, quello vero? Il mio rapporto col calcio? Diciamo la verità. Come Vespa o come Giampaolo Fabrizio? Non Come lo so. Vespa mi prendono tutti a calcio nel culo. Come Giampaolo Fabrizio invece è come calcetto, devo dire che mi fanno fare sempre la barriera, perché dice che sono l'unico che riesce a occupare tutti gli spazi in campo. E come sempre l'impegno della Nazionale Calcio TV è onorevole, perché c'è una finalità importante. Sì, è una finalità, e noi devo dire siamo sempre felicissimi. Abbiamo finito da poco di registrare Striscia, ma sapevamo che bisognava venire a Padova da Moreno e come al solito siamo precipitati. Siamo contentissimi di farlo. Run for Children, che è una delle cose più divertenti che possiamo fare, è far correre il Vespone per beneficenza. Ragazzi, il Vespone è lui, è inutile dirlo, è un grande personaggio, un amico, ma in campo fa letteralmente pena. Solve. Ragazzi, a Padova un altro protagonista importante, un protagonista, parliamo di cabaret, di comicità, comicità di quella che conta, quella che odora in qualche maniera, perché lui è il principe dei principi, sai quale principe è lui? Dillo tu, il principe? Cacca. Il principe cacca, lo sanno tutti, ciao principe. Ciao, sì, ma non è che sia una bellissima pubblicità così. Molto E poi è quale onore, non quale odore. Ma non è quale odore? Comunque, ciao a tutti, ciao a tutti. Senti, oggi è una giornata particolare che parliamo non solo di calcio, parliamo anche di atletica e c'è un obiettivo di quelli che contano, è la Nazionale Calcio TV, i suoi sportivi dicono sempre di sì, accettano l'invito. Io ho accettato questa sfida e come tutte le altre sfide credo che dopo 10 minuti, un quarto d'ora non ce la farò più. Però, questo passa il convento, siamo qui, c'è un sacco di gente, speriamo di dare un contributo concreto anche noi. Senti, ma il calcio, il rapporto col calcio lo conosciamo, con l'atletica com'è invece? Ma mi hai visto, scusami. È perfetto, impeccabile. Ma perché cosa? Impeccabile. No, il mio rapporto con l'atletica è finito tantissimi anni fa, purtroppo, e anche con la dieta, con tante altre cose è finito, però l'importante è partecipare. Io ho questo obiettivo, partecipare almeno 3 minuti, poi mi portano via. Facciamo un saluto finale ai amici delle città. Saluto tutti, venite qui in piazza, venite a vedere cosa abbiamo fatto. Forza Nazionale Calcio TV, forza, forza, forza. Lui è il principe? Cacca. Vai.